Anche oggi Ambrogio mi proietta in anteprima un film che uscirà nelle sale cinematografiche il 1 giugno 2017, oui, fra tre giorni. Quello che so di lei, di Martin Provost. La protagonista è la musa ispiratrice di registi di fama internazionale come François Truffaut, Luis Buñuel, Roman Polanski. Stiamo parlando di Catherine Deneuve. Bien sûr, mes amis. La Deneuve torna sul grande schermo al fianco del premio César Catherine Faure e Olivier Gourmet, presenza costante nei lavori dei fratelli Dardenne. Insomma, un cast imperdibile. E la storia? È come piace a me. L'incontro di due donne molto diverse. La rettitudine in persona a Claire, un'ostetrica di 49 anni che comincia a mettere in discussione la propria professione a seguito dei metodi più sbrigativi delle moderne strutture ospedaliere, e lo spirito libero Beatrice, l'ex amante del padre defunto di Claire. Il film è una riflessione sulla vita, sui sentimenti, che si sviluppa nel tentativo di incontro tra due personalità antitetiche, ma accomunate dal bisogno di cambiare, di trovare un senso alla propria esistenza. È una storia tutta al femminile, sull'importanza dei legami affettivi e sulla possibilità di cambiare in ogni momento della vita. La Deneuve afferma di essersi subito innamorata del personaggio e dice: Beatrice è un'avventuriera gioiosa, un personaggio da commedia che vive dei momenti drammatici. È l'immagine riflessa del film. Provost riesce a parlarci con leggerezza di cose serie, senza che prevalga mai un senso di pesantezza. La commedia interviene in ogni momento a disinnescare il dramma, senza che questo avvenga a discapito dell'emozione. Quello che so di lei è un film di Martin Provost, il 1 giugno al cinema, e io dico: non ve lo perdete, mes chouchous.